Buongiorno, volevo portarvi alle Hawaii, non avevo modo e la possibilità, mi sono messa dietro con le mie palme e le mie foglie tropicali perché oggi voglio parlarvi di Lealani Skincare. Come sapete, ieri ci è arrivato questo brand da molto molto lontano, siamo assolutamente orgogliose della scelta che abbiamo fatto, siamo riuscite a portare qui Lealani in Italia e siamo il primo store fisico di questa linea che è un brand molto molto piccolo che arriva appunto da molto molto lontano, ha dei prodotti con una filosofia clean, quindi una beauty clean con degli inci assolutamente puliti, creati tutti con oli botanici, con mix e polpe di fiori e di frutti che si trovano appunto in questa isola lussureggiante, verde, paradisiaca. Quindi abbiamo in tutti i loro prodotti dei sentori molto esotici che ci fanno viaggiare lontano e ci trasportano veramente in un'altra dimensione. È un viaggio sensoriale, dove abbiamo anche i prodotti, che utilizzano l'aromaterapia. All'interno di, per esempio, alcuni toner che sono spray, ci sono all'interno, le pietre di quarzo, che quindi, tutto ciò apporta un beneficio sensoriale e aromaterapico a tutti i prodotti che noi andiamo ad applicare sul nostro corpo, sul nostro viso. Allora, andiamo a vedere alcuni dei prodotti che io ovviamente da ieri ho già testato perché fatto da cavia per voi, spero che non vi dispiaccia, e ho fatto ieri la detersione completa con anche l'esfoliazione del viso, quindi andiamo a vedere il primo prodotto. Allora, il Pamplemousse, che è questo, che è il loro cleansing oil, quindi l'olio detergente per il viso. Devo dire che ha sciolto benissimo il trucco anche con lo waterproof del mascara, mi ha tolto l'eyeliner, ha pulito perfettamente il viso, io l'ho applicato da pelle completamente asciutta, ho massaggiato, ho fatto questo massaggio sulle ciglia appunto per sciogliere completamente il trucco. Questo odore tropicale fatto di pompelmorosa, il fiore della plumeria, bacche di vaniglia, è appunto, come dicevo prima, un vero viaggio sensoriale. È un olio detergente che ha un effetto anche proprio illuminante, toglie l'olio in eccesso, quindi va benissimo anche per un discorso di pelle grassa o di pelle mista, non solamente per le pelli secche, e si presta perfettamente ad essere usato con la doppia detersione, perché noi per toglierlo possiamo usare un pannetto in microfibra, un gel o detergente in mousse o schiumogeno, scusate, non mi viene la parola. È creato con una miscela unica di oli tropicali, di enzimi dell'ananas e papaya che detergono ed esfoliano anche in profondità la pelle, quindi ha proprio un effetto purificante sul viso. Allora, ieri sera io ho provato a toglierlo con un prodotto della linea che sarebbe, diciamo, il suo step numero 2 per fare appunto la doppia detersione. E parliamo di Kalima. Ed è una coconut cream cleansing powder, quindi una polvere detergente. Come si usa? Possiamo usarla in diversi modi. Possiamo usare un tonico della sua linea, frizionarlo, quindi addizionarlo in una piccola ciotolina, mettere dentro un cucchiaino di questa polvere. Tra l'altro che profuma di agrumi, vaniglia e cocco. Ed è fatta così. Misceliamo anche con il dito e dopo che abbiamo usato l'olio detergente, posizioniamo questa polvere che abbiamo fatto diventare una cremina insieme a un tonico o a qualche goccia di acqua tiepida e la passiamo sopra il viso per creare una doppia detersione. Questa polvere che cosa farà? Farà sì di creare una leggera esfoliazione che può essere fatta quotidianamente sulla nostra pelle, oppure lo possiamo usare anche semplicemente la mattina come detergente, super purificante, nutriente perché comunque c'è l'olio di cocco all'interno, quindi ha un grande potere idratante e un grande potere lenitivo. E questa è una doppia detersione un pochino diversa. Possiamo usare questo prodotto anche in un altro modo, possiamo creare una maschera. In una ciotolina mettiamo un paio di cucchiaini scarsi di questa polvere,
aggiungiamo dell'acqua, creiamo una cremina e la applichiamo come maschera purificante per il viso. La cosa bella di questa linea è che tutti i prodotti possono essere usati in sinergia tra loro. Non possiamo sbagliare nella scelta del prodotto perché ogni prodotto tra loro è collegato. Il tonico che viene addizionato alla polvere detergente invece che l'acqua, tutto può essere mixato e usato insieme. Allora, il secondo step che ho fatto ieri sera, ho voluto usare Honey Love, l'esfoliante per il viso, che adesso vi faccio vedere. Allora, si presenta così, vedete, io l'ho già preso, l'ho già usato ieri sera. Allora, esfolia la pelle, schiarisce le macchie del viso e ossigena i tessuti. Nel contempo idrata e promuove il rinnovamento cellulare e soprattutto aiuta la produzione del collagene. Allora, possiamo utilizzarlo in diversi modi. Intanto abbiamo l'argilla rosa che purifica la pelle, c'è un estratto di camomilla e di lavanda che vanno a lenire proprio la pelle e calma i sensi in tutti i modi, nel senso che è proprio anche una pace dei sensi sensoriale quando andiamo ad annusare questi prodotti. Possiamo fare in questo modo: prendere un piccolo cucchiaino di prodotto, addizionarlo con un tonico, sempre della stessa linea, mescolarlo e applicare con un pennello con le mani, creando una maschera. La lasciamo in posa 10-15 minuti, dopodiché la lavoriamo per andare a esfoliare in maniera meccanica la nostra pelle. Questo è un modo. Ieri sera io ho usato un altro modo ancora perché la volevo fare un po' più in purezza e meno miscelata per capire quanto veramente poteva essere efficace il gommage. Ho preso con le dita un pochino di prodotto, mi sono bagnata semplicemente i polpastrelli con il suo tonico e l'ho applicato direttamente sul viso e l'ho lavorato subito senza metterlo in posa. Questo ha fatto sì che creasse uno scrub molto forte, molto efficace. Dopo mi sono arrossata ed era assolutamente normale. Ma dopo ho sentito veramente la pelle levigata in profondità, ho visto la pelle molto pulita ed era un effetto assolutamente quello che si è creato come finale, un effetto di pelle setosa. Mi è piaciuta moltissimo perché quindi ha fatto proprio uno scrub e un gommage molto molto efficace e molto forte. Allora, tutti questi mix e tutti questi giochi di cui vi ho parlato, dalla polvere detergente All'Honey Love, lo scrub per il viso addizionati con il tonico, l'ho fatto con lui, col Bohemian Ruby, che è un tonico equilibrante ideale per le pelli secche e sensibili. All'interno, forse sentite il rumore, ma non lo vedete, c'è una pietra di quarzo rosa che va a miscelare sempre il prodotto per renderlo sempre perfetto e pronto all'uso. È un tonico in spray, quindi è comodissimo e l'ho utilizzato anche per miscelare il siero che ho applicato poi ieri sera, che era un siero illuminante. Ho miscelato il tonico con il siero e l'ho applicato direttamente sulla pelle per veicolarlo meglio e farlo asciugare più in fretta. È stato meraviglioso. Il tonico è assolutamente rinfrescante, piacevole, anche l'odore è una formula delicatissima con degli estratti minerali che quindi vanno a nutrire la pelle e a far sì che non si secchi durante la detersione, e devo dire che mi ha proprio ribilanciato subito dopo aver fatto lo scrub. È stato assolutamente utile utilizzarlo. C'è un altro tipo di tonico nella linea che invece è un tonico più purificante per le pelli, quelle un pochino più miste, un pochino più grasse. I prodotti sono tantissimi, qui per esempio vi faccio vedere la Miley Glow e la Mermaid Mask, che sono due tipi di maschere diverse, una più illuminante, più nutriente per le pelli un pochino più mature, sembra quasi una polpa di frutta. È meravigliosa, è ricca di acidi della frutta, quindi ha anche un effetto levigante sull'incarnato, mentre la Mermaid Mask è una maschera più purificante ed è un superfood per la vostra pelle.
ricca di ingredienti purificanti, la vediamo così, anche questa va miscelata con un pochino di acqua e applicata sul viso, oppure miscelata con un po' di tonico e poi applicata sul viso. Questa è più un pro age per le pelli un pochino più giovani, che hanno bisogno invece di essere illuminate, purificate e anche nutrite, proprio perché questo è un super alimento, super food per la vostra pelle. Allora, questi qui sono i primissimi prodotti di cui vi parlerò oggi. Ne parleremo anche in seguito, magari vi farò delle altre storie per farvi vedere un pochino tutta la linea, perché anche gli oli per il corpo sono goduriosi, super sensoriali e dai sentori assolutamente esotici. Però intanto voglio introdurvi step by step alcuni prodotti che io ovviamente ho già provato e che faccio vostri e quindi li racconto per voi. Grazie!